parte partecipato, vissuto dalla città delle primarie, adesso è il momento di costruire sempre insieme alla città delle risposte per i bisogni che si sono manifestati in modo sempre più evidente in questi anni. Da qui l'idea di costituire dei gruppi di lavoro aperti a tutti i cittadini per costruire appunto un programma condiviso, concreto, in grado, fattibile, in grado di dare risposte per i bisogni della città. Sono state individuate 4 grandi aree tematiche: un'area culturale che comprende tutti gli aspetti della cultura, ma anche l'università, il turismo e lo sport; un'area sociale, nella quale si affronteranno gli argomenti relativi al welfare, ai servizi sociali, ai rapporti con l'associazionismo e volontariato e con l'istruzione di competenza comunale; un'area tematica sul territorio e l'ambiente, quindi urbanistica, ma anche mobilità, ma anche energia e il problema della gestione dei rifiuti; e un'area economico partecipativa in cui si affrontano le tematiche relative al bilancio, alla programmazione, all'organizzazione della macchina comunale, alle società partecipate, ai rapporti con i soggetti attivi nell'ambito dello sviluppo economico e anche gli argomenti relativi alla partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città. E un quinto gruppo interdisciplinare lasciato in particolare ai giovani, cioè i rapporti tra i giovani e la città. Abbiamo pensato a questo gruppo non tanto per escludere i giovani dalla partecipazione agli altri, infatti molti giovani parteciperanno anche agli altri gruppi, ma per avere un luogo in cui i giovani autonomamente potessero ragionare su come rendere più vivo, efficace e vitale per la città la relazione dei giovani con la stessa. C'è già stata una risposta, direi, molto importante, perché sono già 145 gli iscritti ai gruppi, e tra l'altro ne arrivano, se ne aggiungono giorno per giorno altri, quindi contiamo anche sulla diffusione che questa occasione ci dà per estendere ulteriormente la possibilità dei cittadini di partecipare. Donne e uomini di diversa estrazione culturale, sociale e professionale sono quelli che hanno già dato la loro disponibilità per lavorare. Hanno già, i coordinatori lo diranno, potuto riscontrare questa voglia di dare un contributo con passione e con competenza. Quindi il percorso è comunque ancora del tutto aperto, sia nel senso che è possibile iscriversi a questo percorso, che immaginiamo possa durare 4 settimane, magari ce ne prenderemo una quinta. L'idea è quella di arrivare ad una conclusione dei lavori, a una presentazione pubblica dei lavori entro la fine del mese di febbraio. Ma il percorso aperto vuol dire anche che questa presentazione dell'esito dei lavori non è la chiusura del percorso, ma è l'inizio di un'altra parte di percorso che prevederà il portare nella città e nei quartieri queste proposte che sono state elaborate e ragionate, con la disponibilità ad accogliere nuovi spunti, nuove idee, quindi un programma disposto ad un continuo, anche ad un ulteriore aggiornamento dal confronto, dai percorsi di confronto che saranno fatti sul territorio. Ho subito una partecipazione a partire dal minimo di 20-22 persone alle riunioni, pur essendo in orari un po' impossibili, molto competente ed entusiastica soprattutto. Io ci tengo che si mantenga questo tasso di entusiasmo e di voglia di fare. Vedo gente, persone che ritornano a far politica dopo un po' di delusione, vedo tante facce nuove che non hanno mai fatto politica, vedo tante competenze e si lavora bene. Ecco, la prima sensazione è questa: impegnativo, ma si lavora molto bene.
vediamo crescere il numero delle persone che sono interessate, che sono coinvolte. Anche da parte mia c'è una conferma della sottolineatura fatta da Alberto Bracchi di una positiva sorpresa per la numerosità delle persone e anche la novità, la freschezza delle esperienze di cui sono portatrici e l'entusiasmo col quale prendono parte a questi lavori. E questo processo, che non è un artificio, è un processo che mi pare metta insieme due elementi importanti. Da una parte le forze politiche, nel senso che le forze politiche sono presenti dentro questo processo, ovviamente insieme con, mescolate alle competenze che coloro che vivono determinate situazioni problematiche dal punto di vista professionale, di esperienza personale, stanno portando. Io vorrei sottolineare, anche un po' per la mia esperienza in consiglio comunale, l'importanza dell'ascolto, che questo aspetto sia un aspetto che vada valorizzato anche in futuro. L'amministratore non può essere un buon amministratore se non è in grado di ascoltare i bisogni della città, e credo che questo sia davvero un ottimo punto di partenza. Il gruppo chiaramente si occuperà di tematiche piuttosto trasversali, perché le tematiche che interessano i giovani sono oggetto anche della trattazione di altri gruppi, penso all'università, penso al problema degli spazi, e quindi non sarà facile, ma sarà una bella impresa cercare di adottare un approccio originale che possa dare qualcosa di più anche all'elaborazione di altri gruppi. Non so, un'idea è quella di mettersi rispetto a un tema che mi sta molto a cuore, come quello dell'università, e mettersi dalla parte dell'utenza, e quindi magari non affrontare come gruppo, affrontare solo marginalmente le politiche universitarie in modo tout court, ma piuttosto affrontare i problemi che gli studenti universitari affrontano rispetto alla città, quindi dai trasporti, alle difficoltà degli alloggi, al problema delle sedi. Ci sono diversi problemi, questo riguardano anche le altre categorie di giovani che noi abbiamo individuato come gruppo, quindi quelli degli studenti delle scuole superiori e quelli dei lavoratori. Quindi un approccio non solo tematico, ma un approccio piuttosto che tenga conto delle varie categorie, diciamo, sociali in cui si dividono gli under 30.